Nel video di Overwatch di oggi vi porterò la primissima partita che io e Larenz abbiamo fatto sulla nuova modalità di Overwatch dedicata all'evento Uprising, ovvero la rivolta degli Omnic contro gli umani. In questa partita vedrete come non si dovrebbe giocare un healer, la sottoscritta, e come invece un tank dovrebbe fare. Larenz ha il tank nel sangue, quindi riesce a fare il tank anche quando non conosce le mappe, non conosce nulla. Lui si butta davanti a tutto, mo' di muro, anche col proprio corpo, e quindi lui funziona sempre. Io invece mi faccio prendere la mano e ho usato l'healer da DPS. Quindi non copiatemi. Sono passati 20 anni da quando abbiamo vinto la guerra con gli Omnic, ma la convivenza fra noi continua a essere difficile. La costruzione di una nuova casa per gli Omnic a Londra doveva essere il primo passo verso un miglioramento delle relazioni fra umani e robot. Ma non è andata così. Gli estremisti Omnic del settore Zero hanno lanciato un attacco a sorpresa a King's Row. Hanno occupato la zona, causando centinaia di vittime e migliaia di sfollati. Ora danno la caccia agli ultimi sopravvissuti. Potrebbe essere l'inizio di una nuova guerra tra umani e Omnic. A meno che non li fermiamo. Il comandante Morrison ha inviato la nostra squadra a liberare la città. È la mia prima missione e un'occasione per salvare la mia casa. Spero che non sia troppo tardi. Liberare King's Row. Cosa prendiamo? Merci. Chissà cosa ci tocca a noi due. Ovvio, tocca sempre a me. Due personaggi. Ma mi hanno dato caso, la Mercy sì. Brutta. Dai. Settore Zero ha piazzato 3 cannoni anti-aerei. Ma dove siamo? Sotto nelle fogne. No, nella metro, perdon. Avete tutti un drone portatile con cui sabotare i terminali delle difese antiaeree. Oui. Dov'è? Punteggio 25. La prima postazione antiaerea è proprio dietro là. Ma che figata è sentirgli parlare così. Reinhardt, non caricare da solo. Insomma, Reinhardt fa il bravo. No, mia, che emozione. È carinissima sta modalità. Già mi piace un casino, sto uccidendo gente, faccio la Mercy suicida. Cosa l'hai messo? Normale? Sì, ho fatto la più bassa. Inizio per provare. State vicini al terminale durante l'operazione. Su, state vicini al terminale, io vado a fare la suicida, addio. Il settore zero si sta avvicinando. Ci siamo? Ma c'è davanti un bestione grosso, non vedo niente io. cosa insinui? Davanti un tizio un po' con l'armatura grande. Povero me, cosa mi tocca sentire? Stai dicendo che sono grasso? Sei armaturo munito? Ma perché adesso Reinhardt ha la voce di... Oh mio Dio! Ha la voce di coso, di Jinbe? Perché ti ho detto che ha cambiato doppiatore per il vento. Mi fa stranissimo sentirlo così. Un rumore brutto. Sta facendo tic tac il terminale, non chiedermi perché. Ha finito, forse stava finendo. Dietro. Nel cortile. Arrivo. Più avanti. Ma sta accomodando contro la torretta. Ah, ok. Una è andata, ne mancheranno due. Tracer, se ti fermi, sai, io non è che sono così schizofrenica come te. Yuhuu. Mi prendo cura di te. Sabotaggio in corso. Perché ho capito salutaggio, porca miseria, sì. Non vuol dire niente. Saluteggio. Questa bisogna provarla in personalizzata per vedere se c'è qualche citazione o simili. In privata, dici? C'è un eliminatore, che in italiano così fa schifo, chissà come si chiama in inglese. C'è un exterminator. Non lo so, è qualcosa. Un Dalek. Quella posizione siete esposti. Aspettate gli attacchi da tutte le direzioni. Sono esistenti però. Sì, ma se le sto uccidendo io con la pistolina. Tanche. Mi perdo però. Allora, la mia curatrice. La tua curatrice fa la suicida, sì. Mi frega pure le kill, guarda. No. Sì, te ne fregate due, te.
Sorry, stavo sparando, signorina Tracer, mi scusi. Facevo la tipica Mercy da partita rapida che vince con la pistoletta. Ci muoviamo, capitano. Mamma mia, che colpi gli ho tirato. Torno indietro. Ti conviene tornare indietro, è ora che inizi a curare, non posso più fare la suicida. No, ma cosa devo andare avanti, dai. C'è un Reinhardt cattivo. Dov'è? Era qua un tizio con lo scudo. Ma uccidetelo, ma guardate che non uccido. Ma era quello che ho eliminato. Cioè, ho spinto prima. Avvio il sabotaggio. Saboto io. Del settore zero in arrivo verso la vostra posizione. Saboto tutto. Madonna, hai visto quello lì? Eh? Metti che quella torretta si sposta verso di noi. Ti cerca tutto. Ma nessuno sta qua a sabotare, scusate. Credo facessero... Anzi, credevo che fosse già avviato. E bisogna starci su. Se usciamo tutti non diventa rosso. Credo si fermi. Proviamo un po'. Aspetta, esci. Diventa rosso. Secondo me si ferma. Nessuno che muore, non mi fate fare l'Hero Never Die. Se voi mi suicido io. Pa 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 pa. Navetta in viaggio verso la torre dell'orologio. Navetta? Ah, si prosegue, che forte. Eccola, speriamo che quei cannoni siano davvero fuori uso. Sarà una missione davvero. Aida? Che cos'è Aida? Ma. No, guarda cos'è. L'Overcraft! Cos'è? Carico operativo. Inizio sequenza di avvio. Vai, avvia. Portaci a casa, carichetto. Pensate che funzionerà sul serio? No. L'ho costruita io. Certo che funzionerà. Ah, ancora ci credo ancora meno allora, Torbjorn. Chissà se sono frasi di circostanza o se le andate a caso. Cioè se li diranno sempre o se sono diverse. Sai qual è la cosa brutta? Che non so dove girarmi. Non sai, eh? Non so dove girarmi. Non conoscendo... Io non ho capito se questo coso partirà mai o se ci sto sopra così. Per nulla, ecco. Ma... Io ci sto sopra ma non parte. Cioè devo partire tipo carico. In teoria può andare bene. Ma poi mi scotto, wey. Ma sì, tanto sei Mercy, sei immortale. C'è un robo grosso e brutto. Ti potenzio, vai. Ti ho già eliminato. Ah, sento rumori brutti alle mie spalle. Non è che è il motore che fa le vite. Vai, parti. Parti! Non ha funzionato. Lo sapevo. Squadra, preparatevi per un'altra ondata. Jinbe, vai a casa. Non è casa tua questa. Vai a casa. Aiuto! Ci sono robetti. E io ero preoccupato per quel coso là. Sì. C'è un robone! Detonatore individuato. Dobbiamo tenerlo a distanza. Ah, è un detonatore. Quindi esplode. Ah, ok. Si è rotto. E dai, per una volta è unito One Piece a Overwatch. C'è una cosa carina. Che c'è, Tracer? Ma questi sembrano cagnetti. Dove sei tu? Fare una passeggiata. Cos'era quel rumore? Sembra che ci sia un. Secondo me era Reinhardt che si stava rompendo. Che cosa intendi? Non è vero. Difendete il carico, gli serve solo un po' di tempo. Ma perché l'arma di Mercy spara così storto? Oddio. Da lontano è stortissima. È un rumorino brutto. Era la tua schiena. Povero me, proprio una carretta allora. Mi sto prendendo cura di te.
Che bello poter fare la tipica Mercy da partita rapida. Con grandi soddisfazioni. Mamma mia. Ma non ho... Dove... Ah, giusto, l'ho spostato, che imbecille. Generatori accesi, i sistemi di propulsione si stanno attivando. Ma sto coso, sto catorcio, Torbjörn, ti spicci? Attivazione del flusso curativo. Andiamo a fare andare sto catorcio. Ragazzi, roba esplosivo. Roba esplosivo. Aiuto. L'ho portato lontano. Beh, è bello che si può spostare sto robo qui. Come libera? Libera! Guarda come spamma attacchi speciali. Vabbè, per il momento è facile, dai. Per forza, è la modalità facile. C'è scritto difficile, ma è la base, quindi penso sia la più facile. Ti picchio. Ma se credo difficile vuol dire che è difficile. Cioè, praticamente c'è difficile, più difficile, ancora più difficile, difficilissimo. Queste sono le modalità. Ok, allora diciamo che è quella difficile, se no ci diciamo facile. Difficile? Sì, vabbè, ma se scrivi difficile però lo metti a livello 1 vuol dire che è facile, non è difficile. Vabbè, e poi dici che sono io quello pignolo. Scusa, uno è uno, cioè se anche se chiami 10 lo metti 1 e parti a contare da 10 è sempre 1, cioè non è che... Aspettatevi assaltatori, eliminatori Bastion e qualche OR. Eliminatori Bastion? E qualche? Ci ho parlato sopra, non ho capito un tubo. Io ho capito eliminatore. Ma poi ha detto qualche Bastion nemico e poi non ho capito se ha detto qualche operatore Blackwatch. Quindi c'è gente tipo Mercy come nell'evento di Halloween. Sarebbe figo se ci fossero quelli di Blackwatch. Potrebbe. Però non avrebbe senso perché sarebbero comunque alleati. Cioè dovrebbero comunque essere alleati di Overwatch, non anche quelli di Blackwatch. Cioè non è un'organizzazione cattiva. È solo la parte cattiva di Overwatch. Che è di Gabriel, giusto? Sì, ma dovrebbe essere tipo quelli che fanno delle cose un po' illecite, però comunque per conto di Overwatch, no? Io da quel che ho capito, infatti, da quel che ho capito è così. Basta, io non vi curo più, voglio usare la mia ultra, adesso uno di voi morirà. Basta. Guarda che gli frega la kill, guarda che gli frega la kill. Quale classe? Ah, tu ne hai da vendere. Plim 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 plim. Veramente Bastion mi ha fatto questa cosa, veramente. Plim, 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 plim. Sì, vabbè, ma basta avere una torretta qua sopra che sei a posto, cioè. Ma non devo neanche difendere più di tanto. Ma infatti c'è la torretta che fa tutto lei. C'è un Bastion in ultra. Lares, scudo. Grazie, scudo umano, guarda che bravo, scudo umano, neanche ha usato la sua abilità. Di peso si è messo davanti al lanciacannoni. Gli scudi sono per i ragazzini, esatto. Per i uomini. Lui usa il suo petto possente. Blocca così i raggi lui. Magari potessi farlo davvero, guarda. Secondo me moriresti malissimo, guarda che fa tanta tatan. Ma sei fichissimo, basta. Mi sto prendendo cura di te. Tutto bene là davanti? Sì, io e Tracer facciamo due chiacchiere. Bastion in ultra eliminato. Bisogna di cure? No, no. Cosa si accende? Non dovremmo tenerci a distanza di Bea! Magari dietro al mio scudo! Ah, ma quindi esplode. È scudo, scudo. Subito quelle porte, i veli di energia sono al massimo. Ricevuto. Ti picchio, ti picchio. Dietro non è che si arriva qualcuno. Dietro ci sto pensando io. DPS enorme che sono. Abbiamo un'enorme fonte energetica all'interno della. Ah, abbiamo fuso la porta, guarda che bravi. Che vogliano farla esplodere. C'è un'orisa. Sì, abbiamo perso. Un'orisa vecchia però. Abbiamo perso il carico però. È esploso per aprirci la porta. Non è perso.
Solo che fa strano vedere questo punto così ben messo. Cioè, pensa un po' quanto poteva essere fastidioso Bastion se aveva quello scudo anche... Come doveva, come era nato, diciamo, all'inizio con lo scudo. Mi sento l'ora di agonia. È stato fichissimo. Oh mio Dio. Arrivo. Ma no, non mi servono le cure. Ma tutti gli altri erano mezzi morti. Tu lo so che non ne hai bisogno. Sono invincibile. All'incirca, se non ci fossi stato io a questo momento saresti già morto malissimo. Non è vero. Signorina Tracer, dov'è? L'ho persa, dov'è Tracer? Dietro, imbecille d'un Torbjörn. Forse potrei morire. Ah, grazie. Che è successo? Fatto? Ok. Potevano trovare un modo un po' meno spaventoso per far finire il livello, ma ok. Guarda con quale posa con quali capelli brutti, però, madò. Non avevo dubbi. Chissà come mai. Però almeno non è morto, dai, non è una killcam in cui, cioè, in cui lo vedi morire e poi basta. Qui è già qualcosa. 35 assist in difesa. Siamo stati bravi. Giustizia che trionfa è già una ricompensa. Sì, però cambiategli la voce. Ma strano. Mamma mia. 98 uccisioni, ma sono Dio, con Mercy, ok? Ne fate più di tre, Ser. Oddio. Qualcosa vorrà dire, no? Effettivamente. Avevo quasi pensato di non caricarla questa partita, perché essendo la prima che abbiamo fatto in questa modalità abbiamo fatto parecchi errorini. Però ho detto, ok, ne caricherò più di uno probabilmente, perché l'evento durerà fino a fine mese. E quindi mostrerò l'evoluzione, come noi siamo migliorati e magari se riusciamo ad alzare anche un pelettino la difficoltà. Non vi garantisco niente. Comunque vi ricordo che come sempre in descrizione troverete il link per il canale di Larenz, che tra l'altro ha iniziato a fare anche lui video su Overwatch, quindi passateci se vi piace il gioco, che sicuramente non ve ne pentirete. Vi ricordo inoltre di lasciarmi anche un commento ed un like, e vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!